sta calando il sipario sulla 17ª edizione di Pordenone Legge. Quest'oggi vi voglio portare nella centrale operativa del festival, dove si lavora per un anno intero all'organizzazione della manifestazione. Da quest'anno la fondazione ha sede a Palazzo Badini. E allora andiamo a vedere chi lavora qui dentro. Qui siamo nella sala della segreteria. Paola coordina gli angeli e le scuole. Monica è la referente amministrativa. A Deborah è affidata l'hospitality. Michela Zin, direttrice della Fondazione Pordenone Legge. Beh, insomma, decisamente c'è stata trippa per gatti, tanti incontri, tantissime presenze, un bellissimo pubblico, siamo soddisfatti, un anno bello, una bella edizione, grandi presenze, un pubblico molto attento, questo sicuramente è quello che ci piace sottolineare, tutti gli incontri pieni di persone, tutti molto attenti, e quest'anno abbiamo notato veramente anche la presenza di molte persone da fuori, anche dal sud Italia, proprio ci siamo confrontati con delle persone dall'Aquila, dalla Sicilia, che ormai ogni anno tornano a Pordenone per Pordenone Legge. Una chicca, così, visto che l'avevamo ricordato, quest'anno il festival è anche accessibile e in effetti abbiamo avuto tantissime presenze di persone con disabilità che sono state veramente molto contente di poter anche loro partecipare a questi incontri. Macchina organizzativa che ha funzionato decisamente bene nonostante delle difficoltà che ci sono state, non per noi, ma il meteo in tutta Europa ha rallentato qualche volo, però per fortuna tutti gli ospiti sono arrivati, quindi un bravissime alle mie colleghe che seguono l'ospitalità. Un applauso enorme agli angeli, 220 quest'anno, che hanno accolto sempre con il sorriso il nostro pubblico. Bravissimi tutti i nostri fornitori, tutti i nostri tecnici, perché soprattutto quando il tempo è in movimento è sempre un po' difficile decidere cosa fare, se spostare le location che di solito sono all'aperto, e c'è stata veramente una grande collaborazione, un grande lavoro di squadra. Edizione 2016 da record, proprio perché la qualità degli incontri è stata veramente molto molto alta, e qui il mio applauso va veramente ai curatori, a cominciare da Gianmario Villalta, direttore artistico, per poi passare a Valentina Gasparetta e Alberto Garlini. Senza di loro il festival indubbiamente non ci sarebbe, e senza la loro scelta molto professionale e qualificata il festival non avrebbe i risultati che ha. E non da ultimo un grazie veramente di cuore al presidente della Fondazione Pordenone Legge, Giovanni Pavan. E per finire, grazie a tutti voi, grazie al nostro meraviglioso pubblico, e arrivederci all'edizione 2017.